Carissimi, bentrovati, buongiorno e buon appetito a chi sta mangiando, magari sgranocchiando qualcosa, mi ascolta, bentrovati. Scusate, vedo un po' di togliere anche l'audio, perché qui abbiamo... Dunque... Vabbè, dopo facciamo anche vedere questa cosa che mi hai mandato, Ciro. Però adesso dovrei chiudere la live per poter scaricare l'immagine. Allora, no. Scusate. Una cosa sulla quale non si è mai riflettuto, molti non si sono accorti, è che mamma mia, qua le notifiche. In Esodo 34, 14, anche facile da ricordare perché 3 e 14 è il passo in cui, no, leggiamo appunto, dice, ma come parlerò di te agli israeliti? Quale nome darò? Eccetera, no? Ecco, da questo passaggio capite anche il concetto di nome. È uno dei passaggi in cui, tra l'altro, si capisce cosa si intende per nome. Quindi noi siamo d'accordo che la torre di guardia abbia fatto anche questa modifica. Però, chiaramente, quando il testimone diceva, incontrava questo brano, poteva essere un attimo disorientato, perché in Esodo 34,14, nella traduzione del 67, poi fino all'87, praticamente, non so se è un caso 67, 87, 2017, penso che la facciano ogni una scadenza regolare queste traduzioni dell'altro mondo. Allora, poiché non devi prostrarti davanti a un altro Dio, perché Geova, il cui nome è geloso. Ecco, il cui nome è geloso. Fino all'87, e questa era... la versione, capito, che rispecchiava di fatto l'originale. Tant'è vero che poi nella RB8, nell'RB8, se voi andate a prendere l'RB8, in calce comunque c'è scritto la versione originale. Quindi nel presentare quella del 2017, in effetti la torre di guardia ha detto non si dovranno più preoccupare se di chiedersi se è scritto davvero così. Ecco, se voi prendete invece la versione attuale, come leggete? Nella versione attuale noi leggiamo: non devi inchinarti davanti a un altro Dio, perché Geova, come è noto, richiede devozione esclusiva. Quindi è stato tolto, è stata, diciamo così, fatta, resa una versione parafrasata dell'espressione originale, che dice, perché Geova, il cui nome è geloso. Questa frase, nell'originale ebraico, è stata resa nell'ultima versione così. Non devi inchinarti davanti a un altro Dio, perché Geova, come è noto, richiede devozione esclusiva. Quindi ha reso il senso della espressione il cui nome è geloso. Allora, la domanda che uno si può fare: ma come si chiama, Geova o geloso? Mi dispiace dirlo, ma nella sua inconsapevole ignoranza tante volte delle cose, il testimone di Geova si ferma a quello che gli viene detto, cioè che nome è come... si è bloccato, infatti, sì, lo so, purtroppo si blocca. Allora, dicevo, quindi da questa propria frase invece di 34,14, come era scritta prima, capite qual è il significato di nome nella scrittura, in senso semitico. Non è nome come intendiamo noi, perché ti diceva che tra le sue aspetti, dagli aspetti della personalità di Dio, cioè della personalità, cioè del suo nome, c'è anche il fatto di essere proprio, di richiedere appunto devozione esclusiva, come esattamente veniva tradotto
viene tradotto attualmente nella 2017. A me va bene che voi abbiate tradotto così, però la traduzione di prima era un'altra, perché Geova, il cui nome è geloso. Questo è. Adesso faccio vedere anche un'altra cosa. Come al solito vi invito a scrivermi tranquillamente senza problemi chi vuole contattarmi. Adesso facciamo vedere anche un'altra cosa. Vediamo un po' se riesco a recuperare. Perché il solito problema è questo. Noi diciamo che nel Nuovo Testamento, appunto, perché abbiamo scelto di tradurre, di mantenere il Kyrios greco scritto dai testi originali, con tutta probabilità c'era Kyrios. Perché? Perché dire che non c'era Kyrios ma c'era il tetagramma nel Nuovo Testamento significa dire che i manoscritti dell'Antico del Nuovo Testamento sono giunti a noi alterati. Ma è un'affermazione molto grave questa, che o la provi o dimostri quello che dici, oppure non la puoi portare avanti. Ma perché la Torre di Guardia la porta avanti? Perché così si autogiustifica nel piazzare a ogni piè sospinto come un prezzemolo il prodotto Geova. È un prodotto, è un marchio. I testimoni di Geova si chiamano testimoni di Geova. Non possono abbandonare la forma Geova, devono comunque cercare sempre di difenderla a tutti i costi. Non è un difendere il nome di Dio. Dio non ha bisogno di difensori. Che un gruppo di americani difendano, a parte il fatto che non sono stati gli unici a portare avanti il discorso, ci sono i movimenti del nome, cosiddette, delle religioni, altre associazioni come House of Yahweh, che ha portato avanti questo discorso, appunto, del nome, così. A noi siamo testimoni di Cristo, testimoni di Cristo. In Cristo tutto si riassume, nel suo nome tutto si riassume, appunto, perché è Yahweh salva, Gesù è Yahweh salva, Yoshua, Yahweh salva. Altrimenti dobbiamo dire che la Torre di Guardia fa due diverse affermazioni, vedete, antitetiche, ma le fa tutte e due queste affermazioni nelle riviste. Da una parte dice: non ci sono omissioni nei manoscritti del Nuovo Testamento, sono assolutamente attendibili, caro ateo, tu che vuoi distruggere la Bibbia e dici: ah, ma chissà quanti cambiamenti sono stati fatti nei manoscritti, no, nel corso dei secoli. Giustamente la Torre di Guardia dice: no, no. Guardate che non ci sono omissioni nei manoscritti del Nuovo Testamento. È uno dei libri, ed è vero quando dice questo, afferma il vero, dei libri dell'antichità, se non il più attendibile, è assolutamente uno dei più attendibili per la copia numerosa di manoscritti che abbiamo e ci hanno permesso di avere veramente una trasmissione molto fedele del testo. Prova ne sono, ad esempio, i manoscritti di Qumran, se voi prendete, lo dico sempre. Il rotolo di Isaia trovato a Qumran, confrontato con il testo che leggiamo oggi di Isaia, è identico. Pensate, da Qumran fino ai giorni nostri, questa è una delle prove provate che la Bibbia ovviamente non poteva essere soggetta a errori significativi di trascrizione, diciamo molto importanti. Qualcosa deve essere successo in qualche... Ma nei manoscritti fondamentalmente sono quelli. Quindi, da una parte, la Torre di Guardia afferma che non ci sono omissioni di manoscritti al Nuovo Testamento, brava, giustissimo. Però poi dice che il tetagramma è stato tolto dai manoscritti del Nuovo Testamento. Delle due l'una. Delle due l'una. Quindi, alla domanda: possiamo fidarci della Bibbia, di come è giunta fino a noi, della traduzione attuale della Bibbia? La risposta che dà la Torre di Guardia sono due. Da una parte è costretto ovviamente per difendere appunto l'attendibilità dei manoscritti a dire non ci sono omissioni. Dall'altra invece deve dire, perché deve piazzarci la sua forma nata nel XIII secolo, lo ricordiamo, nata nel XIII secolo, la forma Geova nasce nel XIII secolo. Quale forma usavano i testimoni di Geova inesistenti prima del XIII secolo? Nessuno mi sa mai rispondere a questa domanda. Ammesso e non concesso che esistessero dei testimoni di Geova prima del XIII secolo, con quale forma avrebbero usato? Non esisteva la forma Geova. La
traduzione del Nuovo Mondo, quindi appunto non esistevano. Però, stando diciamo al loro ragionamento, ah, sono sempre esistiti i testimoni di Geova. Testimoni di Geova sono sempre esistiti, quindi allora peggio ancora, perché sono state pecore senza pastore. Perché voi state dicendo che dal secondo secolo fino al XIX secolo, e anche più, non è esistito un'autorità pastorale per queste povere pecore. Quindi pecore senza pastore per 18 secoli. Pensate un po'. Per 18 secoli Dio ha permesso che i suoi fedeli, la pupilla del suo occhio, fossero così, alla mercé di nulla. Nessun corpo direttivo dal secondo secolo al XX secolo. È la miseria. Siccome poi saremo anche alla fine dei tempi, quindi praticamente per tutto il tempo della sua esistenza, la Chiesa sarebbe stata quindi matrigna o, anzi, vedovi, come si dice, orfani, ecco, orfani di madre, no? Perché lo dice anche questo. Chi ha Geova per padre ha la congregazione come madre, ha scritto anche questo. Quindi orfani per 18 secoli. Ciao user, benvenuto. L'accanimento semplicemente è un termine, diciamo, dispregiativo, è semplicemente una scelta di occuparmi di questa organizzazione, tutto qua. Francolino dice, non veniva considerata come una setta. Beh, attenzione, su questo devo dire, fate attenzione, ecco, fate attenzione perché nella legislazione italiana si può incorrere in dei problemi giudiziari se si riferisce a loro, ci cioè si dice loro come setta. Ecco, vi invito a stare molto attenti perché c'è gente in causa. Per questo motivo, denunciati per questo motivo. Come vedete, io non uso mai, ma poi non mi piace usare alcuni temi tipo geovista. Bisogna avere un grande rispetto per le persone che sono dentro, perché loro ci credono, la stragrande maggioranza lo fa, no, ma te lo dico anche per te, Francolino, lo fa veramente con il cuore perché ci crede, ed è per questo, appunto, rispondendo alla osservazione di user 3483, lo faccio proprio a favore, è proprio un mettere a favore dei testimoni di Geova che mi seguono, e siccome mi scrivono poi anche in privato, ti ringrazio per questo contenuto, per quest'altro, io tante volte avrei anche voglia di smettere, sinceramente, ve lo dico sinceramente, con tutto il cuore, perché sono un po' stanco anche di ripetere anche sempre gli stessi concetti, però vedo che tanti mi scrivono, mi raccomando, non smetta mai, non smetta mai, mi raccomando, perché è importante per la ricerca, eccetera. Tra di loro fanno ciò che loro stessi dicono di non fare, tipo sesso prima del matrimonio. Allora, questo guarda, riguarda semplicemente lo stato dell'uomo, che purtroppo è, diciamo, spesso è ipocrita, no? Ecco, quindi questo in qualsiasi organizzazione, qualsiasi associazione religiosa, da una parte c'è l'aderenza, no, formale ad un culto, e poi nel privato tante volte si cade. Quindi, grazie Tina, comunque, grazie a Dio che me ne dà la possibilità, ecco, di farlo. Ringrazio sempre, nonostante tutto, perché insomma, nonostante tutto, non è che abbia proprio niente da fare, però cerco sempre di ricavarmi questi momenti. Solo chi non vuole vedere non si accorge dove la verità si nasconde. Sono d'accordo con te. Centon, sei un cognome delle mie parti, Francesca. Io avevo una cari amici della famiglia Centon. Allora andiamo a vedere altri contenuti. Per esempio, per quanto riguarda il problema, appunto, no, della pedofilia, delle cose, ci fu così un fatto abbastanza isolato. Una missione importante, no? Basilicata, ah, ok, sì. Benissimo. Ci fu una missione importante nella torre di guardia del 1º gennaio dell'86. Perché, pensate che allora erano molto pochi ancora, non erano così, cioè, non, erano pochi rispetto ad adesso, non erano così tanti. Per
Per quanto possa essere sconcertante, perfino alcuni che erano preminenti nell'organizzazione di Geova hanno ceduto a pratiche immorali, fra cui omosessualità, scambio delle mogli e molestie a bambini. Siamo nell'86, quindi si riferisce a fatti avvenuti anche prima. Voi pensate che il boom della torre di guardia c'è stato negli anni 70 con la bomba blu, no? Queste pubblicazioni, insomma, eccetera, eccetera. Infatti adesso volevo farvi vedere un'altra cosa, però per dire, ecco, già ci fu questa. C'è arrivano i miei messaggi che mi scrive. Mettiamo il silenziatore. Ok. Ci fu questa proprio esplosione. Sì, ci fu un programma, esatto, lo vidi anch'io, sai, credo. Quel programma di minori. Ho 32 anni e ho fatto lo studio circa 10 anni fa. Ok, Francesca. Quindi, quando si accusano le altre chiese, le altre organizzazioni, cioè ogni tanto è con bagno di umiltà, bisognerebbe proprio farlo. Stefano, sono ancora in centro. Ah, ok. Aspettate che è il mio collega parroco. Ok, no problem, grazie. Ecco, scusate perché ho una vita. Allora, sarebbe bello un confronto anche in diretta? Sì, magari. Oh, Francesca, vuoi intervenire? Come si chiama? Dunque, come si dice? Hai follower? Hai 1033 follow. Se vuoi intervenire anche adesso, eh? Se vuoi intervenire anche adesso, molto volentieri, Francesca. Ti posso chiamare in diretta ora? Hai tempo? Ah, bene, bene, grazie. Salve Don, mi ha chiamato? No, scusami, perdonami. Nello schiacciare, ho schiacciato a te, non volevo schiacciarti. Scusami, No, tanto. spero. No, insomma, 3 volte volentieri, non è che non faccio preferenza. Però No, è poi dopo quella la che capita, no? presidenza a Francesca Centonse che chiedeva appunto di entrare. Come stai tu? Tutto bene? Sì, tutto bene, dai. Posto. Bene, bene. Si va, si va. Sentiamo un attimo Francesca e così, così in questo intervento. Grazie, sai Franco, scusami. Ah, sì, figuri, nessun problema. Ciao, Salve. buona giornata, ciao caro. No. Allora, cerco di beccare così dice, il tasto giusto. Francesca, magari fai così, chiedimi tu, no? Di entrare. Pazienza che ci vuole con CGG. Ecco qua, ospiti. Ecco, io ti ho mandato la richiesta così per avvivare anche un po' la chat. Chiediamo anche a Ciro così abbiamo un po' un confronto. Ecco, ciao Francesca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Basilicata, Ciao, Basilicata mi Costa vedete? Sorte. Sì, sono della provincia di Matera, non so se qualcuno conosce. Sì, bellissima. Come lo conosciamo Matteo? Mamma mia, che C'è meraviglia. ancora qualcuno che non conosce, insomma. Sì? Ah, davvero? Ah, vabbè. Sì, purtroppo sì, si è persa una delle bellezze ancora. E poi vediamo anche Ciro che viene dalla Campania, insomma, quindi Ciao, tutti del buongiorno a nord. tutti, Beh, ciao. io sono a Bologna da molti anni, Francesca, però. Sono originario della Puglia, del Salento, tra Brindisi e Lecce. Ok. Sì, infatti mio nonno è pugliese, ecco per il cognome. C'è qualche inflessione salentina nell'accento, Sì. l'avverto. Sì. Infatti, infatti, Ma non di Bari, non di Bari, Francesca è comunque, vero? testimone di Geova? È No, stata. no.
No, No, non lo sono mai stata. scusami, Diciamo che brevemente, se posso raccontare insomma quel periodo non della mia vita. Allora, io avevo all'incirca 19-20 anni. E sono arrivata in un momento della mia vita dove ognuno, penso che sia successo, si fa le famose domande: perché esistiamo, come è stato possibile e quant'altro. Attraversavo un momento un po' buio della mia vita, ci tengo a precisare che comunque sono cattolica, mi sono battezzata, ho fatto confessione, prima comunione e il tutto. E mi sono anche cresimata, però non ho mai sentito, diciamo, dentro di me il desiderio, insomma, per esempio di andare in messa, di frequentare la messa o tantomeno, insomma, anche la catechesi in età adulta. C'è stato un po' quel periodo buio, dove mi sono fatta tante domande e mi sono chiesta alla fine dove potesse riporsi la verità, che le tante religioni, insomma, ci accomuna con il cattolicesimo. Quindi l'esistenza di un messaggero in sé per sé, che poi vogliamo chiamare Gesù, Maometto, insomma, con qualsiasi altro nome, tutte le religioni concordano su una cosa: l'esistenza di un essere superiore e la venuta di un messaggero sulla terra. Pertanto, insomma, iniziai a pormi queste domande e cercare di trovare delle risposte. Quindi iniziai a frequentare la chiesa. Per curiosità, ho frequentato anche le messe a San Giovanni Battista. Sono stata anche, diciamo, a parecchie adunanze dei Testimoni di Geova. E finché incontrai proprio due persone, due fratelli dei Testimoni di Geova, e dove ebbi una bella chiacchierata, poi essendo una persona molto curiosa, insomma, e a loro piace vedere qualcuno, insomma, che mostri curiosità nei confronti della verità, ho intrapreso un percorso di studio. Senza impegno, tra virgolette, nel senso che io fui chiara, volevo conoscere il loro punto di vista, volevo in modo tale da arrivare a un punto e darmi delle risposte. Questo studio è durato all'incirca, si può dire, quasi un anno. E io sono giunta alla conclusione che per me, diciamo, non posso affermare, insomma, che sia il credo più vero e reale che ci sia nel mondo per quanto mi riguarda, però è un po', diciamo, quello che si avvicina un po' più alla verità, nel senso che ho messo a paragone ciò che è stato insegnato a me in tanti anni di catechismo, anche se, diciamo, in età bambina. Ho messo a confronto le conoscenze poi avute in età adulta anche attraverso lo studio e diciamo, posso assicurare che le Bibbie distribuite dalla Chiesa Cattolica e la Bibbia su cui i Testimoni di Geova studiano sono praticamente identiche, se non che due differenze. Nella Bibbia dei Testimoni di Geova Dio viene chiamato con il suo nome, con il proprio nome, e questo fu il mio primo punto di domanda. Quindi andai nella Bibbia che avevo, la Bibbia comune che tutti abbiamo in casa, e aprii il libro dei Salmi 83-18, dove diciamo dichiara il mio nome è Yahweh, che poi tradotto in italiano, loro hanno tradotto questo nome Geova. Ho detto lì la prima domanda, no, allora cavoli, allora è vero. Cioè, la prima risposta ha detto allora è vero, allora perché continuano insomma a chiamarlo Dio, nostro Signore, sempre con aggettivi, con pronomi e non con il nome che lui ha dichiarato? E quindi da lì ancora di più la mia Una curiosità. Sì. al volo, Certo. quando parli della uguaglianza della Bibbia cattolica a quella dei Testimoni di Geova e dici che sono uguali, ti riferisci anche al numero dei libri? Non ho capito. Quando parli di uguaglianza delle due Bibbie, ti riferisci anche al numero di libri? Sì, sono 66 libri e diciamo cambia il nome, per esempio l'Apocalisse è denominata Rivelazione.
Francesca, scusami, noi cattolici abbiamo 66 libri. Allora, io sono cattolica, cioè ci ho tenuto a sottolineare questo. No, Io ho voluto io ti ho questa fatto una domanda, ti ho detto. live di confronto Sì. proprio perché, ok, non sono dalla Allora, parte di scusami. nessuno, è un No, confronto. perdona, è proprio perché Perdonami, magari siamo. un'informazione che ti può mancare, magari, Sì, non mi permetto di dire. ci stiamo confrontando, ci stiamo confrontando. Io non ti sto, io ti sto facendo. Tu hai detto una cosa: abbiamo le Bibbie uguali, hai detto abbiamo 66 libri, hai detto che sei cattolica, però poi sostieni che la vera religione sia quella dei testimoni di Geova. Non ho affermato che sia per me la vera in assoluto, è la religione alla quale io mi sono un po' più avvicinata perché è stata in grado di darmi un po' più risposte, Francesca, altrimenti non mi sarei battezzata e a quest'ora sarei, insomma, ti a devi, ma guarda, processare. se tu preferisci la dottrina del Signore, non ti devi sentire in colpa. Io sto solo precisando quello che tu hai Assolutamente, assolutamente. detto. Insomma, Allora, io non sono. siccome per poter andare avanti con il confronto, io devo anche capire quello che sono le tue conoscenze. Tu hai detto, abbiamo gli stessi libri. Ti ho fatto una domanda. Noi cattolici abbiamo 66 libri? No, quanti ne abbiamo? Il numero esatto non mi ricordo, però non Vabbè, è lasciamo, ne 66 abbiamo libri. 73, quindi le nostre Vabbè, Bibbie non sono sono così di più, uguali, giusto? certo. Secondo te, perché noi ne abbiamo di più? Ma la storia, io quando dicevo uguale, io intendevo alla storia, quindi la creazione, la vita di Gesù, cioè in questo senso qui, non, Il cioè messaggio sì, il principale. messaggio principale, cioè, è questo, io intendevo che sono uguali nel messaggio principale, insomma. Vabbè, noi Comunque, comunque rispetto siamo ad altre religioni dove viene attribuito il nome del messaggero diverso da quello di Gesù, diciamo le similitudini sono molte. Cioè, questo intendevo dire, forse mi sono espressa Sì, io male. è l'interpretazione che è diversa. Comunque, per precisione, noi abbiamo 73 libri, loro ne hanno 66. Se sei curiosa, ti dico anche perché noi ne abbiamo 73 e loro 66. Assolutamente. Noi ne abbiamo 73 perché tu prima hai detto nella loro Bibbia c'è il nome di Dio, giusto? Sì. Tu conosci l'ebraico, conosci il testo ebraico? No, però ci sono. E come fai Allora, a dire? Cioè, io non conosco il le testo nostre. ebraico. Perdonami, no, fammi finire se non ci capiamo. Sia noi Scusami. cattolici che i testimoni di Geova, noi diciamo di avere la Bibbia, noi in realtà abbiamo delle traduzioni, giusto? Ok. Ora, nei testi originali, tu Sì. Sì. che hai letto Geova? No, Yahweh. No, aspetta. Nel testo Proprio originale. le lampade, magari No, perché avessi avuto questo adesso hai privilegio. detto Yahweh, che è Sì. diverso dal dire Geova. Yahweh o Geova? Mettiamoci d'accordo. Ah, è stato, l'ho detto anche prima, c'è scritto il mio nome Yahweh e poi evidentemente è stato Quindi non è più tradotto Geova, nel perché nome Yahweh. prima hai detto Geova, sono due cose differenti. Cioè, nell'ebraico le vocali sono ballerino, un conto è dire Yah, Certo, un io ho conto è dire Ge. specificato però prima che a Salmi 83:18 il nome che viene indicato è Yahweh e forse comunemente e comodamente tradotto Geova. L'ho detto prima. Ecco, allora scusa se posso Però tra dire intervenire. forse e dire è il nome di Dio, cioè stiamo parlando del nome di Dio, non del nome di Pasquale e Salomiere. Dovrebbero cambiare allora testimoni di Yahweh, non so che dirti, però No, infatti, insomma, non lo so. Ciro, se posso intervenire su questo. Il discorso è questo, cioè Dio ha dichiarato il proprio nome, che è Ma il Yahweh, problema sulla di questo. traduzione. Il mio primo dubbio di domanda è stato questo all'epoca di 10 anni fa, perché ha dichiarato il suo nome e noi continuiamo ad attribuirgli pronomi come Signore, nostro Signore, Dio e Francesca, quant'altro? Sì. scusami, ci arriviamo a questo. Prima dobbiamo Sì. però metterci d'accordo, Sì. ok? Allora, quindi, fino adesso abbiamo stabilito che non lo sappiamo se è Yahweh o Geova, giusto? Dico bene?
Sulla Bibbia c'è scritto Yahweh, mentre i testimoni di Ma Geova perché dicono te che si l'avevo chiama scritto Geova. Ho capito, perché nel testo e quindi stai dicendo che non è sicuro che è Geova, giusto o sbaglio? Mi pare che tu stia l'unica dicendo questo. certezza che ho per l'affidabilità della traduzione è che sia Yahweh. E non Ah, è ok, quindi tu certo. basandoti sulla traduzione dici che è Yahweh. Perfetto, che è Yahweh, che non è Geova. Ora io ti faccio un'altra domanda, ok? Noi abbiamo delle traduzioni. La traduzione per quanto riguarda l'Antico Testamento, su quale canone è fatta? Testo aramaico. No, 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 assolutamente. È fatta, te lo dico io, sul canone masoretico. Quando Ok. è stato redatto il canone masoretico? Questo non te lo so dire. Te lo dico io, nel X secolo d.C., cioè 10 secoli dopo di Gesù, all'epoca di Gesù, il canone masoretico, ok, che abbiamo noi oggi a disposizione, non esisteva. Quale Bibbia utilizza il Nuovo Testamento? Da quale Bibbia cita il Nuovo Testamento? Da un testo ebraico o da una traduzione greca? Però scusami, ti posso, perché io non riesco a capire, diciamo, il Prima filo di che tu portare i stai primi piani, seguendo. sì, no. No, perché a questo punto, cioè, se dobbiamo mettere in dubbio tutto questo, allora io metto in dubbio Francesca, dal principio, allora, chi ce no, lo no, dice che la Bibbia ci è Francesca, stata scritta per testimoniare questo e non come abbia fatto Dante per la Divina no, Commedia? Francesca, Cioè, ma guarda che nemmeno della Divina Commedia anche abbiamo gli originali, quindi questo. Non l'esempio posso. diciamo, non calza a pennello. Però Sì, io non ti sto riesco a portando. concepire, insomma, a seguire il tuo filo Allora, Francesca, conduttore. scusami, sì, e io ti voglio portare piano piano a comprendere. Tu hai esordito dicendo, leggendo Salmi 83, 18, ho scoperto il nome di Dio. Poi hai detto, non sono sicura che sia Giave, Yahweh, non sono sicura che sia Geova, potrebbe essere Yahweh. No, Poi hai potrebbe. detto, ti ho fatto C'è un'altra scritto domanda, questo hai detto, nella le nostre traduzione. traduzioni si basano su un testo aramaico. Non è vero, tranne i testimoni di Geova, questo non è vero. Poi ti ho fatto un'altra domanda a proposito del canone masoretico, ok? Dove, diciamo, dove è contenuto il tetagramma, però un tetagramma vocalizzato. Poi ci arriviamo a questo, ci arriviamo piano piano. Poi ti ho fatto un'altra domanda, il Nuovo Testamento cita da un testo ebraico o dalla traduzione greca cosiddetta della 70? Non lo so. Non lo sai, te lo Stai dico io. facendo Parlo, domande te lo che dico io. forse. Il Nuovo Testamento ha 350 citazioni Dico non lo dell'Antico. so Il perché, diciamo, 90%. lo Se mi studio che ascolti. io ho fatto non è stato Giro, sicuramente Giro, lo Giro, studio. Se mi ascolti. Sì. No, non è Giro, stato sicuramente lo studio che ho fatto, non è stato teologia, Giro. questo è poco ma sicuro, quindi Sì. Ok, diciamo scusate, però se che intervengo, posso intervenire, è la mia live. Ok. certo. Allora. Per cortesia, vi invito, Ciro, anche tu, ad avere un tono un pochino più calmo. Si può parlare degli stessi argomenti senza un tono troppo concitato, perché la ragazza ha un tono di voce invece meno vivace del tuo e l'effetto No, è quello che un no, po' è quello sì, di non, causi per un po' me di non c'è confusione. Stefano, ti chiedo scusa, ma io ho paura sempre che il mio audio giunga basso, perché sto a viva E voce, no, quindi... invece No, diciamo che io ho l'impressione come scusami. c'è, se io dichiarassi A in tutti i modi mi venisse detto no, non è così, quando io non sto dichiarando niente, sto raccontando solo la mia esperienza, tutto qui. Cioè, Francesca, non... anche, Perdona, sì, però Francesca. diciamo, se posso Sì, dire hai questo, detto... e poi mi taccio, Sì. scusa Ciro, se no riesco anche a parlare e dire una cosa. Cioè, da Sì. Sì. premesse sbagliate, si può arrivare a conclusioni sbagliate? Certo. Ecco, basta. Le premesse non sono corrette in questo senso, perché quando si parla di nome, se tu parli di nome della Bibbia, è il nome di Dio, come tu ti chiami Francesca, come io mi chiamo Stefano, come la premessa è sbagliata. È già la premessa che è sbagliata. Perché l'ho fatto vedere anche proprio in Esodo 34,14, per esempio, no? È uno degli esempi che possiamo fare. Il cui nome, il mio nome è geloso. Se noi intendiamo nome come intendiamo Francesca, Stefano, dovremmo dire che allora Dio si chiama geloso. Tant'è vero che nell'ultima traduzione, la Torre di Guardia ha cambiato questo versetto, no? Perché poteva essere disorientante per un testimone di Geova, perché lei stessa continua a dire falsamente, mi dispiace, che
che nome Geova è o Yahweh ed è intendersi come i nostri nomi in senso occidentale. Questo è sbagliato, ma lei stesso lo dice, se tu prendi Perspicacia, no? La famosa enciclopedia loro, no? Ti spiega il significato di nome, ma non è lo stesso concezione di nome. Ecco, questo dico la premessa sbagliata. Allora, ho scoperto che Dio no. Questa è purtroppo la propaganda che lei ha bisogno di portare avanti per difendere il marchio, no? Testimoni di Geova, loro non possono abbandonare Geova se ci pensi, ok? Perché è proprio legata alla loro Assolutamente. storia, ecco. Certo, Mi certo. taccio, vai Ciro, però parla un pochino più piano per favore, perché si sente No, proprio bello forte, troppo. sì. Dimmi tu se posso continuare. Ecco, perfetto. No, vai, vai. Sì, stavamo dicendo che il Nuovo Testamento cita dalla 70. Che cos'è la 70? È la traduzione greca fatta da ebrei, non da cristiani, perché è stata fatta 3 secoli prima di Cristo, da un testo originale che noi non abbiamo più a disposizione. Questi ebrei, nel riportare il nome di Dio, le quattro consonanti, perché l'ebraico è una lingua consonantica, diedero a Dio il nome di Kyrios, Signore. Quindi nella 70 il tetragramma non compare mai. Sono stati ritrovati in alcuni manoscritti, però sono delle versioni non ufficiali, quindi non è la 70, sono altre traduzioni in greco dove compare il tetragramma. Però, Francesca, noi non contestiamo la presenza delle quattro consonanti, Y, H, V, H. Noi contestiamo un'altra cosa, e te lo spiego. Abbiamo parlato prima del testo masoretico. Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, gli ebrei furono dispersi, soprattutto al di fuori della Palestina, quasi nessuno più conosceva l'ebraico. I masoreti, quelli che sopravvissero, l'unica corrente giudaica insieme al cristianesimo che sopravvisse all'invasione romana, uno per prendere le distanze dal cristianesimo, due per canonizzare un testo dell'Antico Testamento, secondo loro conforme a quella che era la loro dottrina, crearono questo canone che si chiama canone masoretico. Che cos'è il canone masoretico? È il testo ebraico vocalizzato della Bibbia ebraica. Quindi apposero, noi li chiamiamo vocali, ma in realtà sono puntini e trattini, ok? Perché lo ricordiamo, l'ebraico è una lingua consonantica. Siccome gli ebrei, ecco, vedi, Stefano ti sta facendo vedere, quello in nero sono le quattro consonanti, l'ebraico si legge da destra verso sinistra. Quello giù invece è il tetragramma con i segni. I segni, che cosa sono questi segni? Sono le vocali di Adonai. Perché sono le vocali di Adonai? Perché gli ebrei non hanno mai pronunciato il nome di Dio. Mai. Anche se tu nel testo, diciamo, proto-masoretico, che non abbiamo più, trovi il tetagramma, quel tetagramma veniva pronunciato prima dell'esilio babilonese una volta all'anno dal sommo sacerdote, dove nel Santo dei Santi. Sai fuori che cosa succedeva? Che gli shofarim, quelli che suonavano il famoso corno ebraico, nel momento in cui il sommo sacerdote pronunciava il nome di Dio, suonavano forte per non far sentire agli altri qual era l'esatta pronuncia. Perché? Perché gli ebrei dicono che la Bibbia sporca le mani. Infatti, se tu vai in una sinagoga, i rotoli non vengono toccati con le mani, loro hanno una bacchetta. E la cosa più sacra che c'è nella Bibbia ebraica è proprio il tetragramma. Tu non incontrerai mai un ebreo e lo sentirai pronunciare il nome di Dio. Per questo, quando tu prima hai detto, ma lo chiamano con gli appellativi, Dio, Signore, il Santo, benedetto egli sia, il Re degli eserciti, Signore degli eserciti, perché loro non hanno mai pronunciato il nome di Dio. Quando vocalizzarono il testo ebraico, si trovarono di fronte al dilemma: che facciamo col tetragramma?
misero questi segni, questi puntini e questo trattino, che erano le vocali di Adonai, ma anche di Elohim, tant'è che in alcune parti del testo masoretico tu troverai le vocali di Elohim, quindi si dovrebbe chiamare Yowie. Qui, Yowie, Yahweh, Yehoah. Quanti nomi ha Dio? Se ci sono tutti questi nomi, evidentemente un nome non ce l'ha. Gli ebrei, nel vocalizzare il tetragramma, i masoreti nel vocalizzare il tetragramma, lo vocalizzarono con Adonai ed Elohim. Nel momento in cui leggevano il tetragramma vocalizzato, loro non pronunciavano Yehoah, loro pronunciavano Adonai. Capisci? Quando Mosè va da Dio e dice: io che cosa gli devo dire a questi qua? Tu chi sei? Molti, ok, trascurano il fatto che nemmeno Mosè sapeva chi fosse Dio, perché Mosè, pur essendo di madre ebrea, è cresciuto con gli egiziani, ha pregato con gli egiziani. Dei patriarchi di Dio, Mosè non sapeva perfettamente nulla. Quindi la sua domanda è, parafrasando Mosè: io non ti conosco, mi stai dicendo tutte queste cose, ma io mo che scendo a questi qua, al tuo popolo, che cosa gli devo raccontare? Chi sei? Dio non rivela nessun nome, dice Yer, Asher, Eyeh. Traducilo come vuoi: io sarò quel che sarò, io sono, io ero. E questo Io vorrei perché aggiungere a questo? questo proposito, però, che nella 70, che è quella che leggevano Gesù e gli Apostoli, Francesca, sarei d'accordo con me perché ne parla la Torre di Guardia di questo, no? Nella 70 dice che è preziosa, nel sito, se vai a vedere nel sito gv.org, lo so che non stai difendendo il testimone di Geova, ho capito che stai No, portando lo so, ma infatti, le diciamo, tue. se vorremmo parlare anche dei contro, vabbè, andremmo fuori argomento, cioè spiegherei anche le scelte del perché non ho voluto approfondire. Sì, Perché su sì, sì, molte sì. cose io le ho trovate, diciamo, sì, ok, però no. Cioè, il perché ho detto no, sono Sì, parecchi, insomma. no, è Sì. che diciamo, ti ringrazio che magari abbiamo l'occasione di approfondire appunto su questo argomento del nome, magari con delle nozioni che non sono proprio scontate per tutti, no? Quindi questa è un'occasione. Ad esempio, no? Se tu prendi la traduzione del Nuovo Mondo in Isaia 9:6. Quando si parla di differenza fra titoli e nomi, bisogna anche vedere che, come puoi notare, c'è scritto: il suo nome sarà consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, principe. La stessa Torre di Guardia traduce: non ci saremmo aspettati di trovare titoli, no? I suoi titoli saranno consigliere meraviglioso, Dio potente, invece parla di nome. Ora, il Signore è un nome, Padre è un Sì. nome dal punto di vista della grammatica italiana. La differenza qual è? Tra nome proprio o non nome proprio? Quindi dire così l'affermazione Padre non è un nome ma è un titolo, dal punto di vista grammaticale anche Padre è un nome, dico, di persona, nel senso che non è nome proprio, ecco, non è nome proprio, ma indica una categoria di persona, ok? Sì, Quindi nome questo, cognome. diciamo, a volte si gioca un po' sull'equivoco, hai capito? Si gioca un po' sull'equivoco, mi sembra. Però la cosa più importante è che in Esodo 3,14, quando Gesù e gli Apostoli prendevano in mano la 70, da cui hanno fatto tantissime citazioni, scrivendo il Nuovo Testamento, cosa leggevano come traduzione? Colui che è. In Esodo 3,14 leggevano la traduzione fatta dagli ebrei, come ricordava Ciro. Colui che è una delle possibili traduzioni. Ci sono libri e libri su come tradurre Eyer Asher Eyeh, come diceva Ciro. Quindi, alla fine però della fiera, chiudo, Sì. la domanda è: Dio poteva farci arrivare la memoria corretta della pronuncia del suo nome? No, Come no? però la No, no. pronuncia corretta, oddio, no, io credo di No, no. perché no? Perché non è onnipotente. Cosa impediva a Dio di farci sapere qual era la pronuncia corretta del suo nome, Perché credo che ogni popolo poi l'abbia adeguato, insomma, alla sua lingua e a tutto il resto, come ho fatto proprio l'esempio, ecco. prima. Allora, sì, no, no, sono due dei problemi differenti.
Un conto è come viene poi declinato, come sempre è successo con Gesù, no? Jesus in inglese, Gesù in italiano, Gesù in francese. Questo è un altro problema, ma non ci ha fatto arrivare la memoria delle vocali giuste. Questo è un dato di fatto. Poteva farci arrivare, guardate che le vocali giuste sono queste e non altre. Poteva farlo? Certo che poteva farlo. Non l'ha fatto. Allora Satana è stato più forte nell'impedire di farci conoscere tutte le vocali tranne una, no? La prima la sappiamo perché lodate Yah, lodate Yah, no? Ci dà l'indicazione che la prima è effettivamente Yah, ma Yah appunto ci porta più verso Yahweh, non verso Geova, tra l'altro, no? Ma comunque è sempre congetturale la ricostruzione di Yahweh, non è certa. Quindi dire il nome di Dio è questa pronuncia qua, Yahweh in ebraico, purtroppo non ha fondamento perché, cioè, nel senso, è congetturale, non è certa, ecco. Diciamo, quindi quella potrebbe essere una traduzione come per dire anche, diciamo, come questa scrittura, il suo nome sarà consigliere, Dio potente, Padre eterno, anche come quando diciamo Dio è amore. Quindi il mio nome Yahweh, cioè quel Yahweh o La premessa, JH. esatto, cioè la premessa, come dicevo prima, se noi partiamo dalla premessa che Dio deve avere un nome o che ha voluto avere un nome per distinguersi da chi non esiste, perché poi di fatto lui è l'unico che esiste, allora la premessa è sulla quale non ci troviamo già, perché Dio non ha bisogno, non ha voluto trasmetterci un nome, ma ci ha detto io ci sono stato per Abramo, per Isacco, per Giacobbe e ci sarò sempre per voi. Ma circoscrivere Dio con un nome tipo Roberto, tipo Giovanni, è riduttivo perché lui è l'unico che esiste. Non ha bisogno di distinguersi da nessuno. Non è che se lo pronunci male si gira Giove. Scusa, hai detto Giove o Geova? Non ho capito. No, Per perché quello. Gesù. Cioè, Ma è. io l'avevo inteso come un dichiararsi, no? Un dichiararsi e quindi sì, farsi conoscere, insomma, come un padre amorevole. Quindi io E sono, il mio proprio nome è quello è il suo Yahweh. nome. Ma è proprio farsi conoscere nel suo nome. Mostrerò d'essere ciò che mostro d'essere, cioè mi conoscerete nella mia personalità. Ecco perché Gesù, arriviamo a Gesù, ho fatto conoscere loro il tuo nome, cioè che cosa? Ho fatto conoscere la tua vero volto, la tua vera Sì. personalità, chi veramente tu sei. Ah, ecco il significato del nome. Poteva essere quello il senso del nome, perché ha insegnato che cosa agli israeliti? Quello che poteva insegnare, cioè la conoscenza vera del Padre, perché lui lo conosce dall'eternità. Ecco perché Sì. allora, ecco, scusa se mi sono permesso di interromperti e di. No, assolutamente sono qui per questo, quindi figurati, a me fa più che piacere. Stai tranquillo. Quindi era solo per questo, perché la premessa, ripeto, è del tutto sbagliata. Se fosse così. Se dici no, Dio ha un nome, quindi dobbiamo capire quale sono d'accordo allora, no? Sarei d'accordo. Dice no, no, aspetta, fammi capire questo nome. Ma lui stesso non ce l'ha fatto conoscere. Quando Paolo, abbiamo azzerato Ciro, scusa Ciro, poverino, mi spiace No, che, no, sto però, sapendo, certo. all'Areopago ad Atene, no? Interessante questo fatto di Paolo che discute con gli ateniesi. E Sì. dice, passando, ho visto diversi altari, no, dedicati a varie divinità, no, con tanti nomi, no? E poi c'era anche l'altare dedicato al Dio ignoto. Me, come diciamo in Puglia, me. Quale sarebbe stata l'occasione migliore, Sì. no, di dire, adesso vi dico come si chiama il vero Dio, Ok. no? Niente di tutto ciò. Perché? Perché l'oggetto della predicazione degli apostoli è la persona di Gesù in cui tutto si riassume, perché tra l'altro appunto il suo nome, di Gesù, vuol dire Yahweh salva. Paolo avrebbe avuto un'occasione meravigliosa per dire non si chiama Zeus, non si chiama Giove, non si chiama Saturno, si chiama Geova. Geova tra l'altro non poteva esistere perché nasce nel 1300 e nel XIII secolo questa forma. Quindi, come ti ricordava Ciro, non poteva comunque esistere la forma Geova, ma diciamo, avrebbe detto si chiama Yahweh. Ok, Se vai a sì, ho leggere quel capito. passo, Sì. No, ecco, non so se mi sono capito, dice Frassica. ho capito, ho capito. Ho capito alla perfezione. I tuoi parenti sono mai stati testimoni di Geova? No.
Sono cattolici anche loro. Ma Ok. ripeto, è stato un mio periodo particolare dove penso che è una fase che attraversiamo tutti, o almeno lo spero, insomma. Quindi quello di farci domande, soprattutto su dove Vabbè, veniamo, da dove veniamo e sì, quant'altro. ieri mi ha chiamato una che appunto anche lei insomma ha studiato, sta studiando con la, tutti i parenti dentro, dice ma tu a te non capita mai di avere dei dubbi, no? Come sacerdote? Ma assolutamente sì, cioè io non faccio parte di quelli che dicono che la fede spiega tutto in maniera, quando tu devi fare un funerale di un bambino di 2 mesi, di una coppia che tra l'altro è il primo figlio, Sì. e tu voglia dire c'è una spiegazione razionale. Ci sono cose che vanno al di là della nostra comprensione, della nostra portata. Si può dare una spiegazione sulla scrittura, ma una spiegazione vera a tante cose, a mio avviso, la fede non la dà, cioè ci chiede veramente di procedere per fede, no? Appunto. Esatto, cioè quello che stavo per dire, proprio dove non si trovano risposte, è lì che interviene la fede. Perché alla fine, insomma, di tutta questa mia esperienza e tutto il resto, non potendo trovare io, semplice essere umana, tutte le risposte alla mia domanda e quindi rilevanti dalla fede, ho capito, diciamo, lo scopo di questa mia esperienza. Quindi riporre la mia fede laddove per ora non posso ricevere risposte. Sì. Quando, insomma, se ci sarà un domani, dove tutti potremmo conoscere finalmente, insomma, la verità delle cose e quindi avere delle certezze su ciò che pensavamo, o scoprire che magari in tante cose che pensavamo essere futili, in realtà erano le cose, insomma, principali, allora sarà lì veramente un bellissimo confronto e quello sarà davvero bello, insomma. Oddio, sarà E tutti in tutti, no? Ecco, oddio, sarà sì. tutti Io in diciamo ai testimoni di Geova ho recriminato davvero tanto, tante cose. Ho avuto anche un'esperienza di un mio caro amico che ho conosciuto proprio lì nei testimoni di Geova, e perché sua mamma mi faceva lo studio e quindi molte volte c'era anche questo ragazzo presente e poi siamo diventati grandi amici. E lui iniziò a mettere tutto in dubbio. Lui era un fratello, era battezzato, quindi andava anche, cioè prodigava di casa in casa per far accogliere al meglio la notizia del nuovo mondo. E anche lui iniziò a mettere in dubbio, cioè ci accomunò questa fase, ma al contrario, io volevo conoscere la verità e lui iniziò a mettere in dubbio tutto ciò che sin da piccolo gli era stato indottrinato. E se l'è vista veramente male, ti posso dire solo questo, perché nel momento in cui lui ha iniziato ad allontanarsi, ha intrapreso uno studio di teologia per conto suo, proprio per cercare delle risposte, insomma, è realmente come mi hanno sempre detto, come mi hanno sempre raccontato, lui cadde in depressione. Scusa, interrompo brevissima, e l'ho fatto a 18 anni. Io a Sì. 18 anni mi sono fermato e ho detto, va bene, ho capito quello che mi avete detto, catechismo, eccetera, però adesso voglio capirci io, per conto Lui, mio, ho fatto. a causa di questo, diciamo, si è ammalato di depressione. Perché si è visto, insomma, è come se avesse vissuto sempre sotto una campana di vetro e poi quando è iniziata la vita vera, si è visto crollare, insomma, un castello addosso. Quindi ha iniziato a capire che determinate cose non erano in realtà come gli avevano indottrinato. E quindi ha iniziato a studiare per conto suo di nascosto, purtroppo poi si è ammalato di depressione e i genitori, insomma, anziché aiutarlo, l'hanno ricoverato in psichiatria, gli hanno infilato un TSO, purtroppo. Mamma mia. Invece di essere aiutato nel momento più critico, gli è stato chiesto se volesse diciamo, allontanarsi momentaneamente dalla religione, quindi dal suo professare, oppure diciamo, rivalutare un po' il tutto. No, in quella sua fase delicata gli è stato chiesto o dentro o fuori.
Cioè, cosa che a un essere umano in quella fase non andrebbe chiesto neanche se vuoi vivere o morire. Cioè, e quindi gli hanno fatto prendere questa decisione nel momento, diciamo, sbagliato, perché non era in grado di decidere né per se stesso né per gli altri, si è allontanato da tutto e la situazione in casa era diventata invivibile perché, come sicuramente sapete, i testimoni di Geova con chi è stato disassociato, dissociato, non possono avere nulla a che fare neanche se si tratti di tuo figlio o di tuo fratello, e quindi non mangiava con loro, non potevano dormire nella stessa stanza con suo fratello, e ha chiesto aiuto ai servizi sociali nonostante avesse 20 anni, è andato in una casa famiglia e si è ripreso la sua vita in mano. E il 28 novembre andrò a fargli i complimenti perché prenderà la laurea, quindi in Bellissima, sono belle teologia, domande. quindi Sono belle domande. sì, è una storia veramente forte che a me ha insegnato tanto, perché mi ha fatto capire davvero dov'è alla fine la chiave dell'amore. L'amore la si trova anche nella parabola del figlio al prodigo, no? E evidentemente questo a loro non è stato insegnato, perché accogliere un figlio, soprattutto in un momento di confusione e dove sta mettendo in dubbio le sue azioni, è lì l'amore di un padre. E quindi credo che non l'avesse fatto neanche Dio in quel momento nei confronti di questo ragazzo, invece i suoi genitori hanno avuto il potere di farlo. Quindi ai loro stessi, per quanto mi riguarda, hanno messo in dubbio l'amore di Dio. Altro che, infatti, E come questo è viene stato, chiamato. diciamo, questa è stata la prima esperienza. La seconda cosa che non mi è andata bene è il discorso sulle donazioni di sangue. Ecco, sì. Ed è un argomento, diciamo, complesso, però cerco di spiegarlo in breve. Allora, quando ho affrontato questo argomento, loro mi hanno semplicemente spiegato così, cerco di riassumerlo. Allora, dicono che tutte le persone morte in questo sistema di cose, perché i tempi che noi viviamo oggi loro lo chiamano sistema di cose, quindi un mondo governato da Satana, tutte le persone che muoiono nel corso di questo sistema di cose verranno poi direttamente resuscitate nel nuovo mondo perché hanno dovuto combattere la nemica morte durante la loro vita. Quindi automaticamente saranno assegnati al regno dei cieli. Quindi per loro salvare una vita umana quando è al declino, quindi quasi in punto di morte, è come togliergli questo privilegio. Al che gli ho fatto la domanda. Quindi un malato di tumore non dovrebbe curarsi? Un cardiopatico non dovrebbe perdere farmaci quotidianamente perché anche lì c'è lo stesso discorso. Cioè, allora tutte le persone, tutti i testimoni di Geova non dovrebbero curarsi perché altrimenti il biglietto omaggio per il Regno dei Cieli gli viene tolto, giusto? Cioè, Togliamo detto ogni tipo di così. cura, togliamo Certo, ogni tipo quindi di cura. rifiutare ogni tipo di cura perché se moriamo in questo mondo andremo in paradiso. A questo punto chi se ne frega delle cure? Meglio il paradiso, giusto? Loro Loro che hanno vengono detto no. assimilati ai martiri, no? Dei primi secoli. Ciro, la Bibbia cosa ci dice sulla trasfusione di sangue? Certo, allora, il cosiddetto concilio di Gerusalemme, il concilio interapostolico, tra le raccomandazioni per i gentili, perché sai, la discussione in atto tra Paolo e la gran parte del giudaismo che aveva accettato Gesù come Signore, verteva sull'osservanza della legge mosaica. Erano in tanti a dire che anche le genti, quindi noi gentili, avremmo dovuto osservare, insomma, la legge di Mosè. Paolo e Barnaba si opposero a questa cosa, e in un certo senso anche Pietro. La conclusione fu che noi non siamo obbligati ad osservare l'apparato mosaico che, a scanso di equivoci, a differenza di quello che dicono i testimoni di Geova, non è stato abolito. L'ebreo che crede in Gesù
ha il diritto di osservare la Torah, perché la Torah è stata data all'ebraismo, e tra le raccomandazioni c'è quella, insomma, del sangue. Il riferimento antico testamentario è quello del Levitico 17. Chiunque può andare a leggere senza estrapolare il versetto, perché estrapolare un versetto è sempre, diciamo, un pretesto, dovrebbe leggere tutto il capitolo e si renderà conto che il divieto del sangue fa riferimento agli animali che venivano sgozzati, venivano sgozzati e dovevano essere sacrificati, diciamo, sull'altare. Molti ebrei, che lo ricordiamo, il giudaismo all'inizio era una religione politeista, che tradiva spesso Dio. Infatti, nella traduzione, appunto, la traduzione dei 70, a proposito del prostituirsi, la 70 utilizza porneia, la famosa fornicazione. Che cos'è la fornicazione? È il rapporto, diciamo, al di fuori del matrimonio. Israele è sempre stata descritta nella Bibbia come la moglie di Dio, no? Quindi questa moglie che tradisce continuamente Dio. E anche per quanto riguarda i sacrifici, gli ebrei facevano di testa loro, cioè non passavano per il sacerdote e disperdevano il sangue nel deserto. Alcuni addirittura lo bevevano, così come facevano le religioni pagane. E quindi c'è questo divieto. C'è un unico versetto in cui si dice che non bisogna mangiare il sangue di qualsiasi creatura. Tutto il contesto parla degli animali. Ma seppure in quel versetto facesse riferimento all'uomo, ma Umano. è normale che un uomo non viene sgozzato e non ne beviamo il sangue? La trasfusione non c'entra proprio nulla. Se non ricordo male, cito a memoria, il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, il rabbino Di Segni, in un'intervista disse tranquillamente, disse: ma noi non abbiamo mai vietato le trasfusioni di sangue, anche perché non c'è nessun divieto nella Bibbia, nelle scritture ebraiche, a proposito delle trasfusioni. La vita è sacra e appartiene a Dio. A meno che non equipari il nutrirsi di sangue col trasfonderti sangue, cose che continuamente fa la tua guardia, ma dal punto di vista scientifico e medico, Francesca, questo qualsiasi medico ematologo ti può dire, ma cosa stai dicendo? Un conto è trasfondere, no? Il sangue passando per apparato circolatorio e un conto è mangiarlo, no? Ecco, sono due cose completamente diverse. E soprattutto è contraddittoria nel momento in cui, ad esempio, permette il trapianto di midollo osseo. Dove vengono prodotti i globuli rossi, Francesca? Nel midollo osseo. Quindi tu impianti nel tuo corpo, no? La macchina che produce i Sì, globuli rossi. sì, sì. Quindi, per dire, Ma se tu infatti, lavorassi diciamo, questi sono i tanti punti, insomma, interrogativi, no? A cui, diciamo, le loro risposte erano, sì, diciamo, come posso dire, per loro erano convincenti, per me non tanto, insomma, perché a loro poi viene imposta quella risposta e nel momento in cui metti in dubbio la loro risposta, ti ripetono, insomma, la stessa frase, però formulata in maniera diversa, diciamo così. Quindi viene introdotta quella pappardella e amen, cioè la vedi tu, insomma, se crederci o meno. Il fatto del sangue, questo qui era, diciamo, un grande punto di domanda. Un'altra cosa, loro criticano, questa, diciamo, l'ho buttata un po' così sul ridere, perché loro criticavano niente, il governo di questi mondi, e quindi non bisogna, perché il governo di questi mondi è un governo di Satana. Ok, forse lo penso anch'io, persona comune, perché tanto non sono bravi a far nulla, insomma, se non solo danni. Assolutamente. Però sono poi i primi ad interessarsi se la Meloni o Berlusconi innalzano le pensioni o quant'altro. Per me dovrebbero rifiutare anche questo. E Sussidi sai che e tutto il ripiegano resto. Sì. infatti sai che loro ripiegano i 5 per 1000, no? Più o meno li dovevano fare. Vabbè, questo sì, però insomma, un mondo fatto, come loro vogliono far intendere, la loro vita è dedicata a Geova e il processare, insomma,
insomma, la buona parola di casa in casa. Ok, però io, a molti di loro, perché non dico che tutti sono così, assolutamente ci sono persone che davvero cercando nella loro imperfezione, cercando di non deludere il loro Dio. Manca anche a volte la connessione. Diciamo, predicare un qualcosa dove non si è in grado, a volte neanche come la storia che ho raccontato prima, in casa propria, di poter badare a determinate problematiche. Sì, buttare, diciamo, lo sconforto sulla fede penso che sia una grandissima fonte di salvezza, perché è successo nella mia vita, quindi in un momento di profondo sconforto, di paura, di anche È in viaggio, quindi è normale. Fa sempre dice che mi sono sempre domandato come mai, visto che i peccati sono tutti, il fatto che proprio gli anziani non ordinati c'erano commessi uguali e condannabili. I peccati sono tutti uguali e condannabili. Ok, poi l'evasione, però, no. Beh, non è che l'evasione. Non so se è un mio problema di connessione. Ciro, tu mi No, no, senti? sì, ti sento benissimo, forse Allora, nel perché è uscito dal frattempo, mattino. cogliamo questa suggestione da parte di Lalla. Dice: l'evasione non è condannata come peccato? L'evasione fiscale? Sì. Ah, non lo sapevo. Sì, beh, bisogna, con tutto il rispetto per Lalla, però bisognerebbe verificare questa cosa qua, eh. No, no, e se leggi nel Magistero della Chiesa e diversi interventi del Papa, assolutamente sì, è condannata. Se il riferimento è ai comandamenti della Bibbia, è chiaro che non si poteva parlare di evasione fiscale nei comandamenti, come dire, insomma, no? È chiaro, però Gesù, ecco, parla, di questo indirettamente nel momento in cui dice, no, le tasse vanno appunto pagate, no? Mi permetto di dire. Ah no, scusa, ma tu ti riferivi ai testimoni di Geova, se capisco bene ora? Sì, penso di sì, penso di sì. Per Ah, questo ho non detto c'è. bisogna verificare, io non lo so, quindi Ah, non ecco, scusa, sì, non avevo capito. Ah, ecco, allora, però lo so. non c'è disassociazione, non so, ci sono diversi testimoni di Geova. Presenti che se avessero voglia di intervenire su questo e smentire o dire guardate invece no, io sono stato disassociato perché o so di persone disassociate per questo, non lo so, oggettivamente, beh, posso solamente mi permetto di aggiungere una cosa, come nei cattolici, sottolineo come anche tra noi cattolici, potrei fare nomi e cognomi di testimoni di Geova che danno lavoro in nero e fanno lavoro in nero. Questo è proprio alla mille per mille, certo. Ripeto, Bologna, conosco molto bene la realtà di Bologna e potrei farvi veramente, non solo a Bologna. Quindi su questo diciamo, però anche qui tutto il mondo è paese, l'evasione purtroppo è una cosa molto diffusa e quindi però su questo effettivamente, e dice, ma gli anziani non lo sanno? No, lo sanno molto bene perché... Potrei dirvi e posso dirvi addirittura di un anziano che dava lavoro ai propri figli in nero, lui direttamente. Quindi di cosa stiamo parlando? Quindi è così. Ma probabilmente perché lui dice si sentono puri e quindi dice si sentono autorizzati a fare questo. È doppio standard, doppio standard. Quando si tratta di indicare e stigmatizzare gli altri. No, però ripeto, questa è una cosa che facciamo anche noi, che fate voi cattolici, dico sempre ai miei studenti, voi cattolici, perché donna, ma tu non sei cattolico? Sì, sono cattolico anch'io, che purtroppo succede dappertutto. Dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E poi è arrivato Cavour, libera Chiesa e libero Stato, no? Carissimi, io direi che ci avviamo verso la conclusione, mi spiace per Francesca, poi le mando un messaggio.
in privato e comunque la ringraziamo perché ci ha dato la possibilità, vedi, io volevo collegarmi, hai presente Ciro quando ti ho detto faccio una breve live, invece poi Sì, infatti. sono le mie promesse a me stesso che non mantengo. E io mi sono suicidato da tre religioni, servono per dividere i popoli, è la tua opinione, Leone, e puoi liberamente esprimerla. E vi auguro una buona continuazione di giornata e vi ringrazio della presenza, dell'ascolto. Poi, questa live, la registro, è già registrata di fatto mentre viene trasmessa. E la caricherò sul canale, facciamo vedere giusto il canale, sul canale YouTube Cosa insegna realmente la Torre di Guardia. Ecco, potrete rivedere questa live su questo canale, recuperare la pagina, il canale è Cosa insegna realmente la Torre di Guardia. Dal 2019 è aperto questo canale che gestisco. Adesso sono arrivato a 1052 video. Pensate un po', sono anche molto brevi, non sono tutti lunghi, insomma, però diciamo è una piccola enciclopedia di temi che ho trattato in tutti questi anni, di approfondimenti, di ricerche, non perché l'ho fatto io ovviamente, ma perché veramente potevo. Ha un grosso difetto, non ci sono delle playlist, mi riprometto sempre di farle, ma abbiate pazienza, vi assicuro che il mio tempo è sempre abbastanza risicato, come penso un po' per tante persone ovviamente. Carissimi, vi auguro una buona continuazione, ripeto, e buona giornata a tutti. Ah, Ciao, buona esatto, giornata. perché cercherò di collegarmi con Roma dalla pagina Facebook, intanto che io mangio qualcosa, perché mi sono ricordato che non ho pranzato, e cerco intanto di collegarmi con Roma. Va bene? Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao Ciao. Stefano.